Oggi si parla, come sapete, di Anak, dei poteri di Anak, un soggetto, diciamo, essenziale, determinante, per la materia. La lezione sarà una, lezione, lo anticipo subito, di carattere, introduttivo. Cercheremo di, darvi, per il meglio che possiamo, uno schema generale dei poteri di Anak, senza entrare troppo, diciamo, nei dettagli, ad esempio di linee guida o diciamo, di altri istituti che diciamo, gravitano attorno ad Anak, perché questi saranno oggetto di approfondimento nelle prossime puntate. Questa lezione ha appunto lo scopo di preparare in qualche modo il terreno per gli incontri successivi. Come avete visto dal programma, ci sarà una lezione ad hoc sulle linee guida nella quale, diciamo, verranno affrontati gli aspetti di dettaglio. Oggi parleremo anche dei poteri di regolazione di Anak, parleremo delle linee guida, ma appunto da una prospettiva un po' più generale, nel tentativo appunto di fornire un quadro generale della situazione. Vi spiego un attimo come avevamo immaginato di concepire la sequenza degli argomenti. Io cercherò di introdurre il tema di Anak parlandovi del soggetto Anak. Anche da un punto di vista storico. È importante, diciamo, il profilo storico perché, come sapete, Anak nasce dalla fusione di due entità distinte, quella che era l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici e la CiVIT, la Commissione per l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. E, diciamo, questa situazione particolare, questa condizione particolare è importante perché ci spiega tante cose sulle dinamiche che in qualche modo governano i poteri di Anak oggi. Si tratta di un soggetto che in qualche modo deve tenere insieme, amalgamare dei profili molto diversi l'uno dall'altro, perché non necessariamente gli interessi sottesi alla materia dell'appalto sono coincidenti con gli interessi, no, più specificamente riguardanti l'anticorruzione. Quindi un'introduzione di carattere storico da questo punto di vista ci è sembrata utile. Cercheremo di capire che cos'è Anak, no? Se sei una, se, si discute se sia davvero un'autorità indipendente, sia un'autorità indipendente sui generis, la qualifica di autorità indipendente ha poi delle ricadute anche pratiche. E poi passerò in rassegna, molto rapidamente, evidentemente, i poteri di Anak. Non possiamo entrare, evidentemente per ragioni di spazio, nel dettaglio di tutti i poteri. Cercherò di fornire, spero, quelle informazioni minime che vi consentiranno anche di seguire meglio gli interventi dei miei colleghi e amici al mio fianco, l'avvocato Fabio Federico, penalista, e l'avvocato Massimiliano Rosignoli, amministrativista e esperto di responsabilità contabile, tra le altre cose. Appunto, cercherò di preparare il terreno perché loro parleranno di che cosa? Dei rapporti che esistono tra ANAC e rispettivamente la Procura della Repubblica e la Corte dei Conti. Che cosa accade dopo che ANAC registrata una violazione delle norme in materia di appalti da parte di una stazione appaltante, comunica, no, la notizia alla procura o comunica la notizia
alla Procura della Repubblica o alla Corte dei Conti, che cosa accade se viene violata una linea guida in termini di responsabilità e penale e contabile? A queste risposte cercheranno di fornire, i miei colleghi cercheranno di dare una risposta. Io in qualche modo preparerò il terreno fornendovi una mappatura dei poteri di ANAC, quindi abbiate pazienza, il mio intervento sarà decisamente più noioso rispetto ai loro. Ciò detto, partiamo e, come vi avevo anticipato, cercando di inquadrare anche da un punto di vista storico ANAC. Vi dicevo che ANAC nasce dalla fusione dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici e della CiVIT. L'autorità di vigilanza sui contratti pubblici inizialmente si chiamava in altro modo, era l'autorità di vigilanza per i lavori pubblici e venne istituita in un periodo particolare, dopo Tangentopoli. Come ANAC, diciamo, è nata dalla fusione di questi due soggetti a valle di una situazione particolare, il caso Expo, Mose, anche il suo predecessore nacque in un contesto diciamo, caratterizzato da malumori, no? E tensioni. E la legge Merloni, che vi è stata introdotta, no? Che voi tutti conoscete, istituì nel 94 questo soggetto assegnandogli dei compiti specifici, assegnandogli la funzione di garantire, in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, che sapete reca il principio del buon andamento, dell'imparzialità, l'osservanza e la conformità, scusi, l'osservanza e la conformità delle procedure amministrative di aggiudicazione. Fu un intervento precursore per certi versi, perché il diritto europeo, l'ordinamento europeo, solo 2 anni dopo iniziò a suggerire agli Stati, no, di immaginare, di affidare a dei soggetti, delle agenzie o delle autorità indipendenti compiti, no, di vigilanza nella materia. Vale la pena di introdurre subito un concetto. Perché il diritto europeo, perché il legislatore italiano immaginarono di individuare un'autorità indipendente alla quale affidare compiti di vigilanza in materia di contratti pubblici. Perché le autorità indipendenti nascono per uno scopo, diciamo, rispondono a un bisogno preciso, quello di garantire la tutela di certi interessi, no? O di certi bisogni che possono essere i più vari. Diciamo, le autorità indipendenti nascono soprattutto nel sistema inglese, no? Per risolvere un problema di failure markets, no? Di fallimenti del mercato. In sistemi non perfettamente concorrenziali, no? Le autorità indipendenti classiche regolano, no? I rapporti tra l'ex monopolista e diciamo, i soggetti che iniziano ad accedere a delle attività prima riservate, no? Per diciamo, in qualche modo accompagnare un processo che dovrebbe portare il mercato a diventare davvero concorrenziale, no? L'eliminazione di un monopolio non garantisce al mercato la perfetta concorrenzialità. Ecco che, ad esempio, le autorità, pensiamo all'autorità per l'energia
elettrica e il gas. Per fare un esempio che forse conoscete, rispondono a questo scopo. E diciamo più in generale, perché si pensa a una autorità indipendente? Perché diciamo, il soggetto in questione dovrebbe, da una posizione di, come dice la parola stessa, indipendenza dalle dinamiche della politica, perseguire nel tempo, nel lungo tempo, no? E diciamo senza l'ingerenza, no, della politica che per forza di cose subisce invece il fascino no? Delle politiche di corto respiro, no? Per dare continuità a delle politiche generali. Quindi bisogna rendere il mercato davvero concorrenziale. Il processo è un processo complesso che richiede tempo, bisogna affidare la gestione di questo processo a un soggetto indipendente dalle dinamiche politiche che possa nel tempo risolvere la situazione. Questa logica apparteneva anche all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, quindi si immaginava di affidare a un soggetto indipendente dal governo le soluzioni, no, per garantire l'efficienza, no, degli appalti. Ho parlato di efficienza. In realtà, se leggiamo le funzioni specifiche che furono attribuite all'autorità di vigilanza per i lavori pubblici e le funzioni che venivano indicate dalla Commissione europea, agli Stati, ci accorgiamo subito di una differenza, nel senso che la Commissione suggeriva agli Stati che cosa? Di individuare dei soggetti ai quali affidare il compito di assicurare il perseguimento, no, e l'attuazione dei principi comunitari, in specie il principio della concorrenza e della libera circolazione dei lavori, no? Quindi capiamo subito che il diritto comunitario. Diciamo, le logiche che muovono il diritto comunitario sono logiche precise. La libera concorrenza, come vi è stato spiegato nella lezione introduttiva, non solo la libera concorrenza, ma anche una certa efficienza, no? Delle procedure. Il diritto comunitario diciamo, focalizza l'attenzione al contratto, no? E alla procedura di affidamento del contratto e ambisce, no, a che le transazioni siano delle transazioni più possibili efficienti. La legge Merloni, e lo vedremo successivamente anche la legge che ha in qualche modo il decreto legge che ha conferito i poteri ad ANAC, rispondono a delle logiche differenti. Diciamo, c'è uno sbilanciamento, e da parte della legge Merloni e da parte, ritengo, anche ma è sotto gli occhi di tutti, delle leggi più recenti che riguardano ANAC, c'è una maggiore attenzione per assegnare a questa autorità indipendente dei compiti di vigilanza volta a, in qualche modo, controllare, no, il funzionario, a evitare che la corruzione dilaghi, no? Questa dicotomia vi è stata ben rappresentata, no? Nel corso della prima lezione. E diciamo, in qualche modo i germi, no, di questa dicotomia li troviamo già espressi da queste due formulazioni. Avremo modo di tornare sulla questione. Ancora di più, questo principio è espresso dalle direttive del 2004 che prevedevano appunto, suggerivano agli Stati membri di assicurare l'applicazione della direttiva tramite meccanismi efficaci, ancora una volta, accessibili e trasparenti. E a tal fine, no, la direttiva suggeriva agli Stati l'istituzione di
autorità indipendenti ad hoc. La direttiva è stata, come sapete, ha originato il codice, no, del 2006, che ha diciamo istituito l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Quindi sapete che prima di queste direttive, prima del codice, i settori dei lavori, dei servizi e delle forniture, come vi è stato spiegato, viaggiavano in qualche modo su binari paralleli. C'è stata un'opera di riunificazione della materia e anche l'autorità, no, che prima si occupava soltanto di lavori pubblici, poi è diventata competente a vigilare su tutti i contratti, no, non solo sui lavori ma anche sui servizi e sulle forniture. E qui abbiamo appunto la nascita della CiVIT, istituita nel 2009, diventa autorità anticorruzione qualche anno più tardi, attraverso la legge 190 del 2012, che diciamo la designa autorità nazionale anticorruzione in applicazione di una norma della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Vedete quindi come iniziano a formarsi, no? Già esistevano dei comparti normativi differenti, no? Un comparto normativo avente ad oggetto la corruzione, l'anticorruzione, un comparto normativo avente ad oggetto invece la materia degli appalti. Per garantire alla autorità anticorruzione indipendenza, venne poi immaginato di assegnare all'autorità un presidente, diciamo nominato con le garanzie del caso, che consentissero anche una sua certa autonomia. Giusto per sto seguendo un po' la cronologia degli eventi. Facciamo un salto in avanti, no? Sapete che le direttive del 2004 sono state sostituite da quelle del 2014. Se noi andiamo a leggere le direttive del 2014 non troviamo, no, una norma simile a quella contenuta nelle direttive del 2004. Non c'è una norma che suggerisca agli Stati, che consigli l'istituzione di autorità indipendenti o di agenzie, no, cui affidare la vigilanza sui contratti. Se andate ad esempio al preambolo 61, trovate scritto che al fine di combattere le frodi, i favoritismi, la corruzione, prevenire conflitti di interesse, gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione. No? Però non c'è un suggerimento specifico al riguardo. Forse si fa riferimento alle autorità nell'articolo 45, che però ha a che vedere con l'esecuzione dei contratti. In ogni caso questi sono dettagli che vogliono solo darvi il senso appunto dell'evoluzione normativa. Arriviamo invece alla comparsa di ANAC, che avviene appunto nel 2014, a seguito di questo decreto legge 90 del 2014. Come vi avevo anticipato, viene istituita a valle di alcuni episodi di allarme sociale, il caso Expo, no, il caso Mose, poi diciamo i primi germi di quello che diventerà poi il caso Mafia Capitale più recente. Per renderci conto di quello che vi stavo dicendo prima, cioè in qualche modo della commistione di anime, no, presenti in ANAC, ho individuato dalla relazione annuale di ANAC, che trovate sul sito di ANAC, un sito tra l'altro fatto abbastanza bene, dove si possono trovare molti materiali, la mission, no, istituzionale di ANAC. Quindi questa è qualcosa che è stato scritto direttamente da ANAC. Quindi ANAC si sentiva investita di che cosa? No? Di una serie di compiti.
vedete, compiti volti a prevenire e contrastare la corruzione, soprattutto si dice, no, in tutti gli ambiti di intervento, non soltanto nei contratti pubblici, nei quali però, rispetto ai quali, che cosa dice l'autorità? Che i contratti pubblici sono particolarmente esposti all'illegalità e alla mala gestione. Ora, mi è capitato qualche giorno fa di interagire con un sociologo del diritto che mi ha fatto osservare come ci siano molti sondaggi, no? Soprattutto non italiani, magari soprattutto tedeschi, che indagano, no? Svolgono una serie di interviste per valutare che cosa, no? La percezione del pubblico. E sulla base di queste interviste risulta che l'Italia è tra i paesi in cui l'intervistato, no? Rispetto ai quali l'intervistato dice di ritenere che ci sia maggior corruzione. Va molto di moda, no? Vanno molto di moda queste le interviste che fanno leva sulla percezione delle persone rispetto a, no, ai diversi problemi che vengono presi in considerazione. Mi faceva notare il sociologo che però se poi si vanno a vedere altri studi che invece entrano nel merito delle questioni, la situazione cambia, no? Mi ha fatto venire in mente questo episodio, no, questo stralcio della relazione, perché così a bocce ferme, già in partenza, l'autorità, diciamo, ritiene che una delle sue missioni sia quella di diciamo, eliminare, no, dalla materia degli appalti il problema della corruzione. Varrebbe la pena domandarsi, fare un'indagine seria per capire fino a che punto è reale questo problema, o comunque è diffuso questo problema. Nelle vostre interviste questo aspetto è emerso, cioè molti di voi hanno, mi sembra di capire, sottolineato il fatto che i problemi forse sono altri, cioè l'immagine del funzionario corrotto andrebbe superata perché in realtà non consente di guardare con più attenzione i reali problemi della materia. Non so se ho interpretato correttamente il pensiero di chi ha scritto di chi ha partecipato all'intervista, però mi sembra che in qualche modo il filo conduttore ci sia rispetto a questi temi. Con il nuovo mandato istituzionale l'autorità, si legge nella relazione, mira anche ad orientare i comportamenti. Qui viene in gioco un altro aspetto, diciamo, importante, cioè il potere di orientare, no? Linee guida non vincolanti, il precontenzioso, no? La pareristica, sono tutti strumenti che in qualche modo rispondono a questo bisogno, il bisogno di orientare. Quindi, da un lato, l'autorità è vista come un'autorità anticorruzione, dall'altro lato è vista come un'autorità che dovrebbe orientare, no? Ai fine di garantire anche la miglior stipulazione dei contratti. Ma non solo, si dice orientare i comportamenti e le scelte nel tentativo di prevenire fenomeni corruttivi e distorsivi, sia con strumenti di vigilanza, sia con interventi di tipo consultivo e regolatorio. Quindi non solo una funzione consultiva, ma anche una funzione regolatoria. E questo è un altro. Diciamo un'altra novità importante, nel senso che lo vedremo, ad ANAC la legge assegna dei poteri di regolazione, poteri di regolazione che invece non possedeva l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici e che diciamo, questa circostanza era, diciamo, faceva ritenere alcuni che l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici non fosse una vera e propria autorità indipendente, perché non aveva una vera e propria governance sul settore di riferimento. E,
la fusione, no, tra i due soggetti ovviamente ha vissuto un periodo transitorio, non ci soffermiamo troppo sugli aspetti più organizzativi, c'è stato un piano di riordino che diciamo è ancora in fase di esecuzione. Però mi preme, sempre per introdurre degli argomenti che forse poi possono risultare utili, sottolineare due aspetti. Uno che, sempre in base a questo piano di riordino, il decreto legge in particolare, prevedeva che ci dovesse essere una riduzione delle spese dell'attività di ANAC. Quindi, da un lato si immagina che di far confluire due realtà, no, in un unico soggetto, e al contempo si vuole però che le spese di gestione, no, diminuiscano. Questo è un limite che attiene a un altro problema, no? Che è quello della stessa capacità di ANAC di poi affrontare i compiti cui è chiamata, no? Se voi leggete i pareri del Consiglio di Stato sulle proposte di linee guida di ANAC, spesso troverete tra le righe, a volte detto in modo più esplicito, che le linee guida sono carenti di contenuti, no? Quindi in qualche modo il Consiglio di Stato fa emergere una sorta di impreparazione, no? Di ANAC. Adesso non so se sia legato alla necessità di contenere i costi, però l'idea di immaginare che i problemi degli appalti possano essere risolti creando un'istituzione, una super amministrazione, no? Diciamo che rispetto alla quale tra l'altro si prevede un contingentamento delle spese, insomma, gli elementi di contraddittorietà del ragionamento iniziano ad aumentare. L'altro aspetto che volevo sottolineare è che il personale dell'autorità appartiene ai ruoli delle amministrazioni pubbliche e sapete meglio di me che i funzionari pubblici sono pubblici ufficiali, quando esercitano le proprie funzioni sono pubblici ufficiali, quindi questo ha delle ricadute importanti per quello che poi sentiremo dire dal collega penalista. Sul piano di riordino direi che possiamo sorvolare, qui trovate appunto l'organigramma che vi spiega come sono state riorganizzate i due rami, no? Che appartenevano prima ai vari soggetti, ai diversi soggetti. Qui ci sono gli organi di ANAC, anche su questo andrei spedito perché sono cose che tutto sommato non vi interessano troppo. E veniamo invece all'introduzione del tema che in qualche modo vi avevo anticipato, no? Natura e autonomia di ANAC. L'ANAC è considerato ormai pacificamente un'autorità indipendente, per il motivo che vi ho già detto, e cioè perché la legge le attribuisce espressamente dei poteri di regolazione, no? Che le consentono di avere una sicura governance sul settore di riferimento, e poi perché ce lo dice il decreto legge 90 del 2014, perché menziona espressamente l'autorità nell'elenco delle autorità indipendenti. Sulla ratio dell'istituto vi ho già detto, no? Perché c'è bisogno delle autorità indipendenti. Vale la pena comprendere meglio quali sono gli strumenti che consentono di garantire l'indipendenza, no? Di questi soggetti, anche perché poi voi stessi potrete fare le vostre valutazioni in riferimento ad ANAC. Potremmo dire che l'indipendenza la si guadagna attraverso che cosa? Attraverso una autonomia di giudizio e di valutazione da un lato, finanziaria
e organizzativa. Per garantire, quali sono gli strumenti per garantire un'autonomia di giudizio e di valutazione? Beh, gli strumenti classici sono le regole sulla composizione degli organi, sulle nomine degli organi, no? Che individuano anche dei soggetti che devono, imparziali, che devono diciamo, selezionare il personale, le norme sulla ineleggibilità, e poi c'è un tasto un po' dolente che attiene invece ai rapporti con il governo, cioè c'è autonomia di giudizio e di valutazione di un'autorità se questa è diciamo davvero indipendente dal governo. Da questo punto di vista la critica che viene rivolta ad ANAC, no? È, secondo voi, quale? Quella di avere di stringere dei rapporti con il Ministero dei Trasporti, no? Che addirittura è il soggetto che riceve le proposte, no? Alcune proposte di linee guida di ANAC. Poi vedremo che esistono due categorie di linee guida. Le linee guida che vengono adottate autonomamente dall'ANAC e rispetto alle quali si pone tutto il problema dell'individuazione del carattere della vincolatività o non vincolatività delle linee guida, di cui poi parleremo, e poi c'è invece un altro insieme di linee guida di ANAC che in realtà sono sostanzialmente lavori preparatori, perché poi la linea guida viene firmata, diciamo così, e approvata dal Ministero dei Trasporti, però sostanzialmente lavorano in comunione, quindi questo sicuramente introduce un elemento che non garantisce un'autonomia di valutazione rispetto al governo. L'indipendenza, diciamo, la si guadagna anche attraverso un'autonomia finanziaria. L'autonomia finanziaria delle autorità indipendenti e anche dell'ANAC si basa sul cosiddetto principio di autofinanziamento. Sono i soggetti regolati, tutti i soggetti regolati, le stazioni appaltanti, gli operatori privati, le SOA, che finanziano sostanzialmente il soggetto regolatore e diciamo che vigila sul settore. In materia di appalti pubblici, tra l'altro, il contributo che si deve ad ANAC è anche condizione, no, di possibile condizione di esclusione dalle gare. Sono tutte cose che sapete meglio di me. E il principio di autofinanziamento vuole che questi, diciamo, le entrate legate ai contributi, no, siano preponderanti. È possibile che l'autorità riceva dei trasferimenti dal bilancio dello Stato, ma questi non devono diciamo essere la principale fonte di sostentamento dell'autorità. Altra fonte di guadagno, di ingresso per l'autorità sono le sanzioni che l'autorità commina, sia sulla base delle norme in materia di anticorruzione, sia sulla base delle norme in materia di appalti. L'indipendenza poi presuppone anche una autonomia organizzativa. L'autonomia organizzativa passa attraverso un potere regolamentare, cioè l'autorità si dà le regole del caso, quindi ad esempio approva i regolamenti che disciplinano le regole che lei stessa deve seguire quando avvia un procedimento sanzionatorio, ispettivo, ma gli aspetti possono essere più vari, no? L'organizzazione riguarda anche gli organi, no? il funzionamento degli organi del soggetto. Questo l'abbiamo già visto. Queste sono tutte cose che vi ho già detto. Come vedete, diciamo,
corro abbastanza velocemente perché non voglio annoiarvi. Veniamo invece alle cose un po' più interessanti, no? E cioè ai poteri di Anak. Scusate, ho saltato, non trovo più qui dentro. Diciamo, dalla prima slide, no? Avete visto un elenco di poteri, no? Anak, oggi parleremo soprattutto di poteri nella materia degli appalti, ma per quello che sentirete, per alcune cose che sentirete dire, vale la pena ricordare che Anak ha anche tutta una serie di funzioni e di poteri in materia di anticorruzione. Riceve notizie e segnalazioni di illeciti, ovviamente la legge di riferimento qui è il decreto legge 14 del 90, ma poi anche il decreto legislativo 33, no, che tutti conoscete. Riceve notizie e segnalazioni di illeciti, applica sanzioni per l'omessa adozione dei piani di prevenzione della corruzione, con i quali voi tutti avete a che fare. Le norme in materia di corruzione assegnano all'autorità anche dei poteri ispettivi ed ordine. Diciamo, non mi soffermo oltremodo sui poteri di ANAC in materia di anticorruzione, perché fuoriescono in qualche modo dall'oggetto. Ecco qua. Le funzioni e i poteri in materia di contratti pubblici. Allora, qual è la distinzione tra funzioni e potere? Allora, esistono poteri strumentali a delle funzioni più generali. Per esempio, l'ANAC non ha una funzione sanzionatoria, non ha una funzione ispettiva, no? Ha una funzione di vigilanza, una funzione consultiva, una funzione regolatoria, che per poter essere esercitate abbisognano, no, di una serie di strumenti, tra cui le sanzioni e le ispezioni, no? L'elenco dei poteri di ANAC in materia di appalti è stato dettagliato dalla legge delega che ha appunto delegato il governo a recepire le direttive comunitarie del 2014. E la legge delega delegava il governo, no, a introdurre un codice che prevedesse, tra le altre cose, l'attribuzione ad ANAC di più ampie funzioni di, vedete, promozione dell'efficienza, sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, facilitazione dello scambio di informazioni, vigilanza, poteri di controllo, raccomandazione, deterrenza, poteri sanzionatori, no? Vedete come le due anime, no, efficienza dei contratti e anticorruzione, siano molto compenetrate nella materia. Dicevo una cosa anche molto importante: la legge delega, no, faceva salva l'impugnabilità di tutti gli atti dell'autorità. Questa è una previsione che, seguendo un po' i lavori preparatori, è originata dalla preoccupazione che l'attribuzione di compiti di soft regulation, no, diciamo dai confini incerti, potesse avere l'effetto di appunto attribuire ad ANAC dei poteri e allo stesso tempo non prevedere, no, delle compensazioni, delle tutele, no? Da qui la previsione che tutti gli atti di ANAC sono impugnabili. Si discute sull'interpretazione, no, da dare a questa norma, nel senso che potrebbe semplicemente limitarsi a illustrare quello che dovrebbe essere normale, cioè a fronte di un atto lesivo, no, evidentemente scatta la possibilità di rivolgersi al giudice amministrativo. Oppure la si potrebbe interpretare diversamente, no? Ma non è corretto farlo, diciamo,
considerando anche atti no, non lesivi, no, che diciamo immaginati per evidentemente consentire dei percorsi diversi da quelli classici, anche per l'approvazione delle, delle regole, di essere impugnati. Se noi diamo uno sguardo d'insieme al codice, ci accorgiamo subito di come siano cambiate le cose rispetto al passato, rispetto ai poteri no, attribuiti una volta all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici e, una volta, e oggi all'ANAC. Perché sostanzialmente le norme in cui viene coinvolta ANAC no, nel nuovo codice sono, raggiungono un numero 3 volte superiore no, rispetto a quello di un tempo. No? Quindi già il colpo d'occhio è significativo di un dato, no? Rappresenta un dato che tutti però noi già sappiamo. Un'altra questione diciamo che vale la pena introdurre, ma che in qualche modo vi è già stata rappresentata nelle passate lezioni, è che c'è stato un cambiamento di passo, un cambiamento radicale anche rispetto al tema delle fonti del diritto. Fin dalla legge Merloni, no? eravamo abituati ad avere una disciplina primaria, appunto la legge Merloni, poi il codice del 2006, accompagnata da un unico regolamento, no? che rappresentava la disciplina secondaria, no? in materia di appalti. Alla quale che raccoglieva l'esigenza di specificare no, la normativa che non poteva essere specificata nel codice. La riforma ha diciamo, sovvertito quest'ordine perché a questo rapporto di 1-1 codice-regolamento si è sostituito il rapporto di 1-50. Cosa voglio dire? Che gli atti attuativi del codice, se leggiamo il parere del Consiglio di Stato sullo schema del codice, individuò circa 50 atti attuativi, tra linee guida di ANAC, decreti ministeriali, DPCM, quindi assegnati anche a soggetti diversi. Quindi non si può dire che ci sia stata una semplificazione. Se poi a questo aggiungiamo il fatto che la maggior parte di questa disciplina secondaria stenta ad essere approvata, a decollare, al punto che ci troviamo di fronte a una situazione di una corrente alternata, perché abbiamo alcune parti del codice che iniziano ad essere autonome, altre parti che fanno ancora riferimento al regolamento, capiamo che la situazione insomma, rischia di subire, non dico una paralisi, ma sicuramente una complicazione. ANAC ha poteri di vigilanza, quelli che erano i poteri di vigilanza, i poteri tipici dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ci sono ancora, fanno capo ad ANAC, alla quale diciamo, l'articolo 213 attribuisce una competenza generale di vigilanza sui contratti pubblici, che ha ad oggetto un po' tutti i contratti e diciamo, tutte le fasi della vita del contratto. A questa norma se ne accompagnano altre, quindi l'articolo 213 è un articolo importante perché appunto è la norma generale sui poteri di ANAC, no? Individua in via generale tutti i poteri di ANAC e, come vi dicevo, per la prima volta introduce anche la previsione di un potere regolativo. Ci sono ovviamente disseminate nel codice altre norme che riguardano la vigilanza, andati tra le più importanti l'articolo 38, l'articolo 84 in materia di qualificazione, no? Vigilanza sulla qualificazione oggi e delle stazioni appaltanti e delle SOA. Sempre in due parole, la vigilanza in che cosa si sostanzia?
L'attività di vigilanza in che cosa si sostanzia? Si sostanzia nella richiesta e nell'acquisizione di informazioni e documenti. Una novità del codice, che in qualche modo codifica una prassi che era già partita con l'autorità già prima del codice, è la cosiddetta vigilanza collaborativa. Introduco questo tema perché so che poi verrà affrontato successivamente, lo introduco appena. Sostanzialmente, per chi non lo sapesse, che cos'è la vigilanza collaborativa? La vigilanza collaborativa è un istituto che, leggendo la relazione sulle attività svolte dall'autorità, si capisce essere una delle best practice internazionali. Prevede che le stazioni appaltanti si assoggettino volontariamente alla vigilanza di ANAC. Vengono stipulati all'uopo dei protocolli d'intesa, no? E anche qui la vigilanza, diciamo, in sé non cambia, nel senso che si svolge sempre attraverso l'acquisizione di documenti, no? Da parte di ANAC, ma semplicemente preventivamente vengono individuati, sto generalizzando ovviamente, vengono individuati i contratti, no? E all'interno dei contratti i documenti che ANAC, no, inizierà a prendere in considerazione. Quindi c'è uno spontaneo assoggettamento, no, alla vigilanza di ANAC. Questo è un tema importante perché forse, no, nella seconda parte della lezione verremo incuriositi dalla domanda: ma cambia qualcosa ai fini della responsabilità se io mi assoggetto volontariamente a un controllo oppure no? Su questo. Poteri ispettivi. Come vi dicevo, i poteri ispettivi e sanzionatori sono funzionali all'esercizio delle funzioni, no, principali di ANAC, di vigilanza in particolare, no? Ma anche regolativa. Le ispezioni possono avvenire anche senza preavviso e, visto che sono funzionali all'attività di vigilanza, servono a acquisire, sostanzialmente hanno lo scopo di acquisire informazioni e documenti. Io poi il materiale ovviamente lo caricherò sulla piattaforma, quindi per tutti i dettagli rimanderei alle slide, che sono accompagnate anche da, diciamo, dei link al sito dell'autorità, perché tutti questi, come vi dicevo, no, l'autonomia organizzativa propria dell'autorità le consente anche di regolare la propria attività. E quindi in materia di procedimenti sanzionatori diciamo, è importante conoscere i regolamenti approvati dall'ANAC, no, per capire, nell'ipotesi in cui doveste essere interessati da un'ispezione, da un procedimento sanzionatorio, quali sono i vostri diritti. Ovviamente la materia delle sanzioni e delle ispezioni, no, per il suo carattere invasivo, necessariamente deve rispondere a dei principi generali, no, che cristallizzati nell'ordinamento, che sostanzialmente rispondono all'esigenza di consentire al soggetto che subisce, no, la sanzione, l'attività di controllo, di conoscere il motivo per cui, no, è soggetto a questa attività. Quindi, da un lato, quindi onere informativo, salva la possibilità ovviamente di svolgere delle ispezioni a sorpresa, ma a posteriori, se sussiste la possibilità di rispetto a quei casi in cui è possibile svolgere delle ispezioni a sorpresa, successivamente occorre che il soggetto destinatario dell'ispezione sia ben informato dell'oggetto dell'ispezione. Vale il principio della riserva di legge, quindi non ci può essere attività ispettiva o sanzionatoria, no, che non sia strettamente legata all'esercizio di una funzione pubblica. Quindi l'ANAC
interviene attraverso ispezioni e ha un potere sanzionatorio perché la legge le attribuisce questo compito, ma anche una funzione a monte di vigilanza, no? Che necessita dell'esercizio di questi poteri. Quindi il codice codifica, no? Tutte le ipotesi di intervento da questo punto di vista di ANAC. Un principio importante in materia di sanzioni è che il soggetto istruttore, no, deve essere diverso dal soggetto poi decisore, evidentemente, per garantire una decisione il più possibile imparziale. Poi qui invado un campo caro al mio collega penalista. Forse può interessare a qualche professionista l'informazione che in materia di sanzioni c'è una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quindi si impugnano le sanzioni di ANAC davanti al giudice amministrativo. Saltiamo tutto questo, vi rimando alle slide, e volevo introdurre la funzione consultiva. La funzione consultiva di ANAC è disciplinata dall'articolo 211 del codice, anche di questo potere sentirete parlare successivamente. Cosa ci dice la norma? Che su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC può esprimere, previo contraddittorio, diciamo sì, quando trovate la parola correttivo è perché si tratta di modifiche introdotte appunto dall'ultimo correttivo al codice dei contratti pubblici, l'ANAC esprime un parere relativamente alle questioni sorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. Il parere può essere anche vincolante, qualora l'altra parte però acconsenta preventivamente, quindi occorre questa condizione. Anche il parere vincolante può essere impugnato davanti al giudice amministrativo. In caso di rigetto del ricorso, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai fini della condanna alle spese di giudizio. Quindi questo è importante perché si introduce, no, nel processo amministrativo un elemento di valutazione legato alla fase del procedimento di precontenzioso. Poi ci sono le funzioni ausiliarie di proposta, segnalazione e referto. Una, la segnalazione di referto, importantissima per quello che poi dovremmo dirci, prevede che l'autorità, qualora accerti l'esistenza di irregolarità, trasmetta gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti procure della Repubblica. Qualora accerti che dall'esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura Generale della Corte dei Conti. Le funzioni invece ausiliari di proposta e segnalazione sono sostanzialmente le relazioni al Governo, no, per informarlo della gestione appunto del settore da parte di ANAC. Finita questa rapida carrellata, scusate, so che è davvero una parte noiosa, ma era necessaria per introdurre qualche nozione generale. Invece vorrei svolgere un approfondimento sul tema regolatorio delle linee guida. Se riesco a recuperare, eccolo qua. Mi dovete scusare, non ho fatto in tempo a preparare le slide al meglio e quindi la visuale non è delle migliori. Allora, come vi avevo anticipato, c'è stato un deciso cambio, no, rispetto al passato. Si è passati da un rapporto 1-1 a un rapporto
1 a 50, no? Questo ce lo siamo già detti. Le linee guida, in teoria, no, dovrebbero rispondere all'esigenza di conciliare due esigenze difficilmente conciliabili, cioè l'esigenza di flessibilità da un lato e l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In che senso, cosa intendiamo per flessibilità? Uno dei problemi che appunto ha fatto scaturire la riforma è che si è ritenuto, poi anche su questo sarebbe interessante conoscere le valutazioni, le vostre valutazioni, si è ritenuto che le continue modifiche al regolamento che accompagnava il codice, no, in qualche modo rappresentassero una complicazione tale, no, da rendere il sistema ingovernabile, no? Il sistema delle fonti ingovernabile, anche per la procedura necessaria per modificare i regolamenti, no? Che è una procedura che richiede alcuni formalismi e un certo tempo, no? Evidentemente, non troppo dissimile dal tempo necessario a modificare le leggi, per farvi capire più in concreto di che cosa stiamo parlando. Dall'altro lato però appunto c'è il tema della certezza del diritto, cioè l'operatore e le stazioni appaltanti come gli operatori privati hanno bisogno di certezza, no? Di conoscere e quando possibile in anticipo, non dico delle soluzioni, ma dei percorsi abbastanza, no, chiari, dei percorsi decisionali abbastanza chiari. E questo è un altro, no, tema emerso chiaramente dall'intervista. Il tema della... andiamo al cuore del problema, no? L'argomento è difficile, cioè oggi dobbiamo cercare di capire insieme come si distinguono le linee guida vincolanti da quelle non vincolanti, no? Allora, il tema della tipologia, della natura e del conseguente regime giuridico delle linee guida è stato affrontato approfonditamente dal Consiglio di Stato nell'ambito di una serie di pareri che hanno avuto ad oggetto dapprima lo schema di quello che sarebbe poi diventato il codice attuale, il decreto legislativo 50 del 2016, e poi tutta una serie di pareri che hanno avuto ad oggetto le bozze di linee guida dell'ANAC, che ANAC trasferiva al Consiglio di Stato per ricevere appunto un preventivo parere, no? Il Consiglio di Stato ha dato delle soluzioni, è stato il primo tentativo, diciamo, sistematico compiuto nella materia e compiuto dalla giurisprudenza, sia pure, no, in sede consultiva, ma certamente autorevole, al punto che continuo a trovare, non tantissime, ma continuo a trovare precedenti giurisprudenziali che rinviano ai pareri quando si tratta di capire la natura vincolante o non vincolante delle autorità. Quindi stanno facendo giurisprudenza. Non solo, hanno alimentato anche il dibattito della dottrina, che ha, e quindi chi fosse interessato al tema non avrà difficoltà a trovare ormai molti contributi, no, sulla questione. Nel parere reso sullo schema di codice, il Consiglio di Stato, per rispondere alla domanda ma come si distinguono le linee guida, inizia dalle fonti, no? Le fonti di riferimento, che sono l'articolo 213 del codice, in allora della bozza di codice, e l'articolo 1 della legge delega. La legge delega in particolare
prevedeva che cosa? No? Che di assegnare ad ANAC il potere di adottare atti di indirizzo, quali linee guida, bandi tipo, contratti tipo e altri strumenti di regolamentazione flessibile, eventualmente dotati anche di efficacia vincolante. Quindi regolamenti, strumenti di regolamentazione flessibile, eventualmente dotati anche di efficacia vincolante. Comunque impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa, questo l'avevamo già visto. Poi c'erano delle norme che riguardavano più aspetti procedurali, no? Che ci interessano meno, ma sostanzialmente chiedevano al governo di individuare i casi in cui all'adozione degli atti di indirizzo dovesse poi seguire la trasmissione alle Camere di apposite relazioni da un lato, e poi la norma prevedeva anche che nell'ipotizzare l'abrogazione, no, del vecchio regolamento venissero appunto emanate delle linee guida di carattere generale, proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi questa norma sembrava dire, e qualcuno oggi sostiene, che il regolamento dovrebbe essere sostituito soltanto dai decreti ministeriali, mentre ANAC dovrebbe occuparsi di altro, no? Cioè solo della soft law, cioè solo di linee guida non vincolanti. Non è così. Cioè, l'interpretazione che vi sto proponendo di questa norma non è l'interpretazione che è stata poi avallata dal Consiglio di Stato, no? Quindi materie che prima erano questioni che prima erano disciplinate da regolamento oggi possono essere disciplinate dall'ANAC e attraverso linee guida vincolanti e attraverso linee guida non vincolanti. Alla luce di queste norme primarie, il Consiglio di Stato individua tre tipologie di atti differenti. Le linee guida adottate dal Ministero su proposta di ANAC, le linee guida e le linee guida adottate dall'ANAC. Nell'ambito di questo secondo gruppo introduce una seconda distinzione, appunto, tra linee guida vincolanti e linee guida non vincolanti. Individuate le tre ipotesi, no, poi che non riducono, come abbiamo visto, la casistica degli atti di secondo grado attuativi del codice, no? Perché ci sono anche i DPCM e altri atti. Una volta individuate le fattispecie, il Consiglio di Stato dà la sua interpretazione, no? Giuridica. E che cosa dice sostanzialmente? Dice che i decreti ministeriali, quindi le linee guida adottate anche su proposta di ANAC, ma comunque adottate dal Ministero dei Trasporti, sono dei regolamenti in tutto e per tutto, come era il regolamento che accompagnava il codice. Le linee guida vincolanti di ANAC non sono regolamenti, ma sono atti amministrativi generali. La distinzione è importante e per le ricadute di regime e per quello che sentirete dire dopo. Quindi sembra un problema per soli giuristi, ma in realtà non lo è affatto. Cioè, le linee guida vincolanti sono dei regolamenti è una cosa, se sono degli atti amministrativi generali è un'altra. Ovviamente è inutile che approfondiamo tutta la dottrina che si è pronunciata sui regolamenti e sugli atti amministrativi generali per capire quali siano le differenze, perché non abbiamo il tempo e non ne vale la pena. E tra l'altro è un argomento difficilissimo, perché ancora oggi la dottrina non è d'accordo su come distinguere questi due istituti. No, le linee guida vincolanti
non sono regolamenti, sono atti amministrativi generali. Poi cerchiamo di diremo qual è l'efficacia di questi atti, no? Adesso stiamo soltanto prospettando la qualificazione giuridica. Poi da questa qualificazione giuridica segue anche un regime giuridico, no? E quindi un'efficacia giuridica diversa. Le linee guida non vincolanti sono come quelle vincolanti degli atti amministrativi generali, però hanno una funzione di indirizzo. Sostanzialmente, per semplificare, le linee guida vincolanti contengono, dovrebbero contenere dei precetti. Devi fare così o colà. Devi fare A o devi fare B. Mentre invece le linee guida non vincolanti consigliano di fare A a determinate situazioni, condizioni, o B ad altre. Quindi sono dei consigli, dei suggerimenti. Poi, diciamo, aggiungiamo qualcosa sul punto. Ovviamente questa prospettazione ha richiesto da parte del Consiglio di Stato, perché inizialmente il Consiglio di Stato ha qualificato abbastanza genericamente le cose in questi termini, poi ha dovuto in qualche modo giustificare anche le soluzioni. E ha dovuto giustificare innanzitutto la soluzione di distinguere i decreti ministeriali, no, dalle linee guida vincolanti. Perché solo i decreti ministeriali sono regolamenti e le linee guida vincolanti invece sono qualcosa d'altro? Allora, il Consiglio di Stato ha detto che non è un problema di tipicità, sto semplificando, di tipicità o di numero chiuso dei regolamenti. Ha sostanzialmente rifiutato quell'impostazione che assume che di regolamenti si possa parlare soltanto nei casi previsti dalla legge, e sostanzialmente si possa parlare soltanto quindi di regolamenti ministeriali, no? In realtà il Consiglio di Stato ha detto si tratta di una, questa è una impostazione superata. Anche gli enti non territoriali hanno un potere, e anche le autorità indipendenti hanno un potere, se previsto dalla legge, no? di approvare dei regolamenti. Ma perché ritengo che le linee guida vincolanti non siano dei regolamenti? È perché la formulazione della legge delega è troppo particolare. Il fatto che la legge delega faccia riferimento a una regolazione di tipo a strumenti di regolamentazione flessibile, no? Volti a introdurre delle best practice, non mi consente di equiparare questi atti a degli atti normativi in senso stretto, no? Se siete curiosi, andatevi a leggere il parere reso sullo schema di regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso. Ecco, come vi dicevo prima, il regolamento sui pareri di precontenzioso è un regolamento che ANAC, no, ha approvato in virtù della sua capacità, autonomia organizzativa, no? Che, vi dicevo, passa attraverso l'esercizio di un potere di questo tipo, di tipo regolatorio, no? Quindi non confondiamo i piani. Cosa ha detto in questo parere? Ha detto che per quanto le linee guida siano giuridicamente vincolanti, è sempre vero che sulla fase dell'adozione prevale quella dell'attuazione e che la loro forma riposa sul principio di effettività assai più che su quello della cogenza formale, no? Quindi ha ritenuto che non potessero essere degli atti normativi, che la formulazione della legge delega avesse in qualche modo uno scopo preciso, no? Questa è una mia, diciamo, poi aggiunta, cioè il legislatore, secondo il parere, no, avrebbe sostanzialmente immaginato di affrancare la materia, no, degli appalti pubblici dall'esperienza del passato, no? Quel rapporto uno a uno sostanzialmente l'ha voluto scardinare, no? Il regolamento non doveva esserci più, almeno quando
si parla di atti, degli atti dell'ANAC. Mi sono spiegato? Mi rendo conto che è sono questioni un po' tecniche, però se c'è qualcosa che non capite, fermatemi. Veniamo però alle cose che più interessano, evidentemente. Che senso ha distinguere tra regolamenti e atti amministrativi generali? Beh, ha senso perché i regolamenti hanno uno statuto proprio. Soltanto per i regolamenti, in particolare, vale la disapplicabilità, no? In sede di giurisdizione amministrativa di legittimità. Cioè io posso anche non impugnare un regolamento, no? Nei 60 giorni dalla sua emanazione, ma posso, quando il regolamento sostanzialmente riceve l'applicazione da parte della pubblica amministrazione, no? Quindi quando il regolamento si concretizza in un provvedimento della pubblica amministrazione, allora io posso impugnare il provvedimento e chiedere la disapplicazione del regolamento sul quale poggia il provvedimento. Questo vale solo per i regolamenti, non vale per gli atti amministrativi generali, che non possono essere disapplicati, no? E che se sono lesivi vanno impugnati immediatamente. Ovviamente questo garantisce una maggiore stabilità ai regolamenti, no? Questa regola. Solo per i regolamenti vale poi il principio per cui il giudice ordinario o anche il giudice tributario possono disapplicare un provvedimento, no, in contrasto con un regolamento. Lo stesso discorso non vale in riferimento agli atti amministrativi generali. I regolamenti sono inderogabili da parte di un provvedimento, mentre invece in via di principio gli atti amministrativi generali lo sono, in via di principio. I regolamenti sono approvati sulla base di una disciplina procedimentale di un certo tipo, quella stabilita dalla legge 400 dell'88, quindi sono necessarie una serie di formalità che vi dicevo allungano i tempi di approvazione, no? E che erano mal viste all'epoca del regolamento, perché non consentivano, si diceva, di adeguare tempestivamente la normativa secondaria ai bisogni, no? Sorti successivamente nel corso del tempo. C'è un problema che riguarda anche i rapporti tra le competenze dello Stato e delle regioni, perché i regolamenti non possono, no, invadere la sfera di competenza delle regioni. No? È possibile ricorrere in Cassazione per violazione di legge, no? Di fronte a un regolamento, diciamo, ignoranza non è scusa, vuol dire che l'operatore non può assumere di non conoscere il regolamento, no? Quindi non può giustificare una propria scelta dicendo che non conosceva il regolamento. Il giudice, Iura Novit Curia, il giudice è tenuto anch'esso a conoscere i regolamenti e ad applicarli, no? Anche in corso di causa, qualora essi sopravvengano. E attenzione, no? Questo è un aspetto che ci interessa da vicino, solo la violazione di legge e la violazione quindi di regolamento costituisce condotta integrativa del reato d'abuso d'ufficio. Sul punto, diciamo, mi fermo subito e faccio un passo indietro, perché poi il tema verrà affrontato dall'avvocato Federico. E la violazione di una linea guida vincolante, che il Consiglio di Stato ci dice non è un regolamento, non fa scattare, no? Non è una condotta integrativa del reato di abuso d'ufficio, e a maggior ragione la violazione di una linea guida non vincolante, che poi, diciamo, violazione che poi capiremo come si concretizza. Costituisce o non costituisce condotta integrativa del reato di abuso d'ufficio? Se assumiamo che il reato d'abuso d'ufficio si integri soltanto
a seguito della violazione di leggi o di atti normativi in senso stretto come regolamenti, dobbiamo dire di no. Però, ripeto, sul punto poi approfondiamo. Ambito delle linee guida vincolanti e delle linee guida non vincolanti. Allora, qui c'è una distinzione importante. Allora, per il Consiglio di Stato, ma diciamo anche per la dottrina più accreditata, l'articolo 213 che ci dice che ANAC ha un potere di adottare linee guida, no? È una norma che attribuisce ad ANAC un generale potere di adottare soltanto linee guida non vincolanti. Quindi ANAC è libera di approvare linee guida non vincolanti rispetto a qualsiasi spazio del codice, rispetto a qualsiasi questione del codice. Mentre invece può adottare linee guida vincolanti soltanto nei casi espressamente previsti da disposizioni puntuali del codice. Per una rassegna delle norme del codice che assegnano ad ANAC il potere di adottare linee guida, andatevi, poi lo carico perché è un articolo di Morbidelli molto recente che fa una rassegna. Sono una ventina di casi. Quindi sono una quindicina, una ventina di... E l'articolo è di Morbidelli. Poi ve lo carico perché, diciamo, se non andate in biblioteca e non avete le credenziali per la banca dati non lo trovate. Però, diciamo... Sì, sì, diciamo, è un lavoro laborioso, ma lo stiamo portando a termine. Ecco, attenzione, il problema dove sta, no? Il problema dove sta? Il problema dove sta è che se siamo certi che le linee guida che, diciamo, non riguardano le norme, diciamo, non previste dalle norme puntuali del codice, sono linee guida non vincolanti, no? Approvate dall'autorità ai sensi dell'articolo 213, no? E su questo siamo certi, quindi faccio un esempio sbagliato, perché in realtà il codice prevede che in materia di contratti sotto soglia, no, ANAC possa adottare delle linee guida. C'è una norma puntuale del codice, ma supponiamo che non ci fosse questa norma, no? E che ANAC adottasse delle linee guida in materia, sarebbero certamente linee guida adottate ai sensi dell'articolo 213 e sarebbero certamente linee guida non vincolanti. Se invece c'è una norma del codice puntuale, allora nasce il problema, perché perché può essere vincolante, come no. Ok? Quindi iniziamo a capire questo innanzitutto, cioè il problema di distinguere la vincolatività dalla non vincolatività nasce solo e soltanto in riferimento a norme puntuali del codice che prevedono un potere regolativo da parte di ANAC. Se ANAC adotta una linea guida solo ai sensi dell'articolo 213, è una linea guida non vincolante. Questo è un primo elemento che, diciamo, di chiarificazione forse importante. Vabbè, se non altro inizia a eliminare qualche dubbio, no? Inizia a eliminare qualche dubbio. Ah no, aspetti, adesso arriviamo all'efficacia, perché fino a qui abbiamo sostanzialmente detto che esistono dei casi in cui le linee guida possono essere vincolanti e dei casi in cui, no, sicuramente non lo sono. Adesso cerchiamo, diciamo, arriviamo al nocciolo della questione, no? Cioè all'efficacia delle linee guida vincolanti e non vincolanti. Allora, il Consiglio di Stato dice che, e diciamo qui nascono ancora problemi, il Consiglio di Stato dice che le linee guida
vincolanti sono precettive. Quindi l'amministrazione deve necessariamente uniformarsi al loro contenuto, il che non vuol dire, no, che la linea guida vincolante non possa lasciare dei margini di discrezionalità, no, alla stazione appaltante. La formulazione della linea guida può, diciamo, prevedere delle alternative, no? Però in linea di massima la linea guida non vincolante deve essere precettiva, mi deve dire quale direzione prendere. Quindi sostanzialmente il regolamento, sulla base di questa impostazione, il vecchio regolamento dovrebbe essere sostituito in parte dai decreti ministeriali e in parte dalle linee guida vincolanti. Non si capisce sulla base di quale poi logica alcune cose le debba fare il Ministero e altre cose, no? E altri precetti integrativi del codice devono essere assegnati all'ANAC. Però così stanno le cose sulla base dell'interpretazione fornita al Consiglio di Stato. Le linee guida non di fronte a una linea guida non vincolante, invece, le cose cambiano. Nel senso che il Consiglio di Stato dice che sempre, sempre, la stazione appaltante può discostarsi dal contenuto della linea guida, anche quando questa appare precettiva, basta che motivi. Questa è la fondamentale distinzione, no? E più utile distinzione per un pratico, no? Che si può fare tra linea guida vincolante e non vincolante. Perché vi dicevo che nascono i problemi? Perché diciamo, la Morbidelli, per esempio, che è un autorevolissimo esponente della dottrina, non è assolutamente d'accordo. Ritiene che sia molto difficile, diciamo così, a tavolino distinguere le cose in questo modo, e sostiene che anche una linea guida non vincolante, diciamo, sostanzialmente, per semplificare, dice che se la linea guida non vincolante contiene un precetto, allora è un regolamento addirittura, perché lui inquadra, poi leggerete, lui inquadra le linee guida vincolanti nell'ambito dei regolamenti, no? E arriva a sostenere che anche una linea guida non vincolante che contenga un precetto sia un regolamento. Quindi, comunque, dimentichiamoci per il momento di questa interpretazione, perché magari poi gli darà ragione la storia e la giurisprudenza asseconderà questa. Però se le cose stessero così, forse veramente diventerebbe ingovernabile la materia, no? Perché occorrerebbe sempre un'analisi caso per caso che vada anche all'interno della direttiva. Altra cosa è dire, come è accaduto, che ANAC, cos'è accaduto? ANAC, ai sensi ad esempio dell'articolo 31, comma 5 del codice, in materia di compiti del RUP, no? Ha approvato delle linee guida vincolanti, però è andata oltre, no? I confini segnati dall'articolo 31,5. E quindi il Consiglio di Stato ha detto: attenzione, per quella parte di previsioni tu hai esercitato il potere previsto dall'articolo 213. Quindi è ben possibile, e da qui il Consiglio rivolto ad ANAC, di, quando approva delle linee guida, distinguere sempre la parte, diciamo, adottata ai sensi della disposizione puntuale del codice, che potrebbe avere contenuto vincolante, dall'eventuale parte della linea guida invece adottata ai sensi dell'articolo 213. Ok? Il sindacato, no? Davanti al giudice amministrativo. Io nel giudizio a un certo punto
voglio contestare la legittimità della linea guida. Allora, la differenza, qui il Consiglio di Stato ci dice che la differenza tra la vincolatività e la non vincolatività rileva nel senso che per le linee guida vincolanti c'è un controllo pieno e sulla legalità e sulla ragionevolezza. Questa è un'altra differenza rispetto ai regolamenti, nel senso che il controllo sulla ragionevolezza del regolamento, per quanto la dottrina sia un po' divisa, però in teoria è molto molto debole. Cioè il giudice amministrativo non può sindacare la ragionevolezza, in linea di massima, non può sindacare la ragionevolezza del regolamento in giudizio. No, o comunque il sindacato sulla ragionevolezza del regolamento è decisamente più ridotto, no? Rispetto a quello che invece può aversi per un atto amministrativo generale, perché un atto amministrativo generale è sostanzialmente un provvedimento, sia pure a contenuto più generale, ma è un provvedimento. Rispetto alle linee guida non vincolanti, il Consiglio di Stato che ci dice che c'è una parziale diversità del sindacato, tanto di legalità quanto di ragionevolezza. Sotto il primo profilo, perché mancando un parametro legislativo di riferimento, no? Non abbiamo la norma puntuale del codice, abbiamo l'articolo 213 che mi dice che puoi suggerire, consigliare su qualsiasi aspetto del contratto. No? Mancando un puntuale parametro legislativo di riferimento, il controllo di legalità dovrebbe essere reso alla luce delle norme generali, no? Di disciplina dell'attività amministrativa. Sotto il secondo profilo il controllo di ragionevolezza dovrebbe avere maggiore spazio, potendo riguardare anche la decisione di estendere l'ambito delle direttive oltre i confini segnati dal codice. Qui c'è quello che vi ho già detto, no? Non vale la disapplicazione per gli atti amministrativi generali. Tecnica redazionale. Il Consiglio di Stato dice che appunto le linee guida vincolanti dovrebbero contenere principi. Precetti, no? Chiare indicazioni. Mentre invece le linee guida non vincolanti possono essere più discorsive, no? Allora, già qui è, adesso non so se condividete la cosa, però ci sono già le linee guida vincolanti approvate dall'autorità e riconosciute tali dal Consiglio di Stato, no? Ai fini della certezza del diritto, fortunatamente il Consiglio di Stato, no, esprime un parere anche sul carattere vincolante o non vincolante della linea guida. Quindi quando viene emanata una linea guida andate sempre a controllare che ci sia un parere del Consiglio di Stato che sia espresso sul carattere vincolante o meno della linea guida. Dicevo, le linee guida vincolanti non dovrebbero essere discorsive, mentre invece le tre che sono state approvate, no, e riconosciute come tali, in alcune parti lo sono, no, e generano delle difficoltà interpretative. Almeno forse su questi problemi, forse il parere del Consiglio di Stato aiuta a risolverli. Il procedimento di approvazione. Allora, stranamente, sulla base dell'interpretazione del Consiglio di Stato, vedete poi come tutto è un po' opinabile, nel senso che il Consiglio di Stato ritiene che l'articolo 213 sia una norma generale, diciamo, che conferisce un potere generale solo di un tipo, no? solo linee guida non vincolanti, però è una norma che da un punto di vista procedurale vale in entrambi i casi. Anche se in teoria non il Consiglio di Stato in quel parere, no, che trovate qui, 1767, ha detto che tutto sommato per le linee guida non vincolanti l'autorità potrebbe approvare anche unilateralmente una linea guida non vincolante senza necessariamente dover passare per la consultazione pubblica, però di fatto l'ANAC, ai sensi articolo 213, segue lo stesso procedimento di approvazione per tutti i tipi di linee guida, no? Vincolanti e non vincolanti. Quindi
questo l'abbiamo già capito, le ipotesi sono tre. Le linee guida vincolanti, che hanno come parametro inderogabile una norma specifica del codice. Le linee guida non vincolanti di contenuto non predeterminato dal codice, approvate o che possono essere approvate ai sensi dell'articolo 213 del codice, e le linee guida obbligatorie per ANAC, nel senso che sono previste dal codice, no? Linee guida non vincolanti previste da norme puntuali del codice. E come vi dicevo, il problema nasce appunto qui, nasce rispetto alle previsioni puntuali del codice. Sono stato chiaro? Come distinguere le linee guida? No? Allora, anche qui le interpretazioni sono opinabili, potranno essere superate, però sostanzialmente il Consiglio di Stato ci dice che innanzitutto di andare a guardare il dato letterale del codice, no? Abbiamo detto che il problema, no, si pone soltanto in riferimento a norme puntuali del codice. Allora, il Consiglio di Stato dice: se la norma puntuale del codice assegna ad ANAC il compito di sviluppare o integrare, no, il precetto primario, no, allora siamo di fronte a una linea guida vincolante. Se invece utilizza espressioni differenti, no, ANAC adotti linee guida volte a garantire omogeneità di prassi, a fornire un'esegesi, a chiarire aspetti applicativi, allora siamo di fronte a una linea guida non vincolante. No? Per esempio, l'articolo 31,5 del codice, no? Sulla nomina, sul ruolo e sui compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni. Il Consiglio di Stato ci dice che in questo caso il codice invita l'ANAC a definire con un proprio atto una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP. Cioè il codice dice esattamente questo, dice l'ANAC approvi una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti del RUP. No? Allora, il codice, il legislatore, in questo caso ha attribuito all'ANAC, no, il compito di integrare il precetto della disciplina del codice. E in questo caso allora sono vincolanti. Sostanzialmente, diciamo, questa interpretazione risponde alla stessa logica dei regolamenti integrativi, no, di esecuzione o di attuazione e integrazione. Qui c'è, diciamo, è l'esempio che vi facevo prima, no? Nel senso che proprio rispetto a questa linea guida il Consiglio di Stato ha evidenziato come alcune previsioni contenute nella bozza di linea guida che aveva ricevuto in realtà fuoriuscivano dai confini dell'articolo 31,5, e per questa parte allora questa parte di linee guida sono state qualificate come non vincolanti e ha, diciamo, suggerito caldamente all'autorità in questi casi di distinguere le parti di linee guida. Ci siamo su questo punto? Ma se non ci fossero elementi testuali, no? Cioè, se non ci fosse una norma del codice che esattamente mi fa capire che la volontà del legislatore era quella di attribuire all'ANAC un compito integrativo, no? Di integrare la disciplina del codice, di specificare la disciplina del codice o di attuare la disciplina del codice, no? Sempre sullo schema dei regolamenti di esecuzione o di attuazione e integrazione. E beh, qui in qualche modo coerentemente con l'idea che
sia l'intento integrativo a fare la differenza, no? Ci dice che se la disciplina codicistica di base, no? È già sufficientemente dettagliata, no? O è già sufficientemente completa da non richiedere una specificazione, allora la linea guida è non vincolante. Bella soluzione, no? Nel senso che l'obiezione che è immediata è che non è affatto semplice capire quando la disciplina è sufficientemente dettagliata. Attenzione, diverso forse è il caso di una disciplina, come dice in alcuni momenti il Consiglio di Stato, autoapplicativa, no? Cioè sostanzialmente se anche un principio può essere già autoapplicativo, no? Il principio della buona fede contrattuale è un principio autoapplicativo, può essere applicato tranquillamente, potrebbe essere specificato, ma è applicabile immediatamente. Allora, rispetto a una disciplina che in qualche modo sta in piedi da sola, l'interpretazione del Consiglio di Stato tiene, regge, no? Quindi vai a verificare se la disciplina può essere applicata ugualmente. Ma invece rispetto all'ipotesi di dover verificare se una disciplina che sta in piedi autonomamente debba essere, no, meriti di essere specificata oppure no, no, questo è un altro discorso. Qui ci sono alcuni esempi che vi ho riportato. Poi altri elementi testuali che vengono presi in considerazione del GSE attengono alla facoltatività o meno della linea guida, cioè se il codice dice ANAC può adottare delle linee guida per disciplinare, no? La rava e la fava, no? Può, allora sono, questo è indice di una non vincolatività delle linee guida. Perché? Perché lo dice? Perché il fatto che sia prevista una facoltà vuol dire che la disciplina primaria sta in piedi da sola. Quindi la logica alla fine è sempre la stessa, no? La logica è sempre quella dell'autosufficienza della disciplina primaria. Se la disciplina primaria è già applicabile, dice il Consiglio di Stato, allora le linee guida sono non vincolanti. Perché? Perché appesantirebbero inutilmente il quadro normativo di riferimento. Questa è la soluzione, diciamo, sostanziale individuata dal Consiglio di Stato.